Ciao a tutti amici lettori, come avete visto ho cambiato la location, oggi sono fuori sede, come dicono quelli bravi, ma volevo registrare lo stesso, verrà un video un po' diverso dal solito, vediamo. Oggi parleremo di questo capolavoro di Nabokov, della storia vera che potrebbe averlo ispirato, della censura e delle trasposizioni cinematografiche. Nel frattempo vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e passare il video ai vostri amici. Bene, cominciamo. La vera storia che ispirò la stesura di Lolita di Nabokov. Un rapimento e una fuga attraverso l'America, il caso Horner che forse ispirò l'autore russo-americano. C'è un libro che forse più di tutti segna il passaggio tra le letture infantili e quelle adulte. Parliamo di Lolita, il romanzo scritto da Vladimir Nabokov. Non troviamo più l'amore innocente di piccole donne, nemmeno quello romantico raccontato dalla sorella Bronte, a farsi largo tra le pagine del libro che ha sconvolto la morale del XX secolo. Ci sono la passione e la morbosità, ma Lolita è una storia dalle mille faccettature e soprattutto sembra tratta da una vicenda vera, spesso sconosciuta. Nel romanzo il professor Amber si innamora di una ragazzina americana non ancora maggiorenne, in lei rivede un amore perduto in gioventù. Lolita, il suo volto e il suo corpo rappresentano un sogno ritrovato, ne nasce una relazione che verrà scandita dalle soste nei motel di Mezza America. Nabokov era rimasto affascinato dall'idea dell'ossessione di un uomo di mezza età per una ragazza minorenne e la trama si ripresenta in molti dei suoi primi lavori. Probabilmente era una sua ossessione. Racconta Sunday Magazine. Stava lavorando a una bozza di Lolita quando il caso Horner fece notizia. Per comprendere le trame della vicenda e i successivi risvolti del romanzo è necessario sfidarsi ad un altro testo. La scrittrice canadese Sarah Weinman ha pubblicato una lunga inchiesta dedicata al caso di rapimento che probabilmente ispirò l'attore russo-americano, La vera Lolita, il rapimento di Sally Horner e il romanzo che ha scandalizzato il mondo. Ripercorre la storia di Sally Horner, appunto, la undicenne rapita da Frank LaSalle. In realtà non siamo certi che si sia ispirato a questo caso, ma le similitudini sono talmente tante che si pensa che sia così. Sally Horner era figlia di una vedova, una studentessa modello di Camden, nel New Jersey. Nel 1948, cercando di impressionare le coetanee popolari della scuola, rubò un taccuino da pochi centesimi dallo scaffale di un negozio. Frank LaSalle la vide, fingendosi l'agente dell'FBI Frank Warren, le fece capire che era nei guai, ma con il suo aiuto, se l'avesse seguito, lui avrebbe potuto evitarle l'arresto. Così lei lo seguì, inconsapevole che la stessa in realtà rapendo. LaSalle mise sotto sorveglianza la ragazzina e la caricò su un autobus diretto ad Atlantic City. Proprio come nella trama di Lolita, iniziò un viaggio attraverso gli Stati Uniti. La convinse che se si fosse ribellata sarebbe stata arrestata. Pare che riuscì a convincere persino la madre che l'avrebbe tenuta con sé pochi giorni, la quale per un po' ricevette qualche cartolina dai due e solo dopo parecchio tempo che non riceveva notizie dalla figlia, si insospettì e si decise a presentare denuncia finalmente. Di giorno LaSalle indossava le vesti del padre della vittima, di notte abusava di Sally Horner. Dopo 21 mesi di stupri, dopo essersi fermata in un camping, la giovane Horner riuscì finalmente a confessarsi con una vicina, Ruth Jenisch, trovando il coraggio di telefonare alla famiglia. Nel frattempo alla madre era stato staccato il telefono per morosità, ma lei riuscì a chiamare il marito di sua sorella, il quale contattò la vera FBI che recuperò la giovane in un parcheggio per roulotte nel sud della California. LaSalle venne arrestato e condannato all'ergastolo. Nel 1952, 2 anni dopo il salvataggio, Sally Horner rimase uccisa in un incidente d'auto. Vladimir Nabokov è sempre stato notoriamente riservato sul suo lavoro e non ha mai ammesso pubblicamente di aver tratto ispirazione dal caso Horner. Secondo Sarah Weinman, le somiglianze sono però molto evidenti. Stavo cercando connessioni, ma ero comunque stupita da tutti i diversi modi in cui la vita reale e la narrativa si intrecciavano, ha raccontato al giornalista Michael Enright. Ma come una vera indagine nell'indagine, è necessario aggiungere un ultimo tassello. La giornalista Katie Wallman, in una recensione pubblicata sul The New Yorker, ha stroncato il libro di Weinman. Secondo Wallman, la scrittrice canadese ha commesso l'errore di descrivere LaSalle sovrapponendolo alle figure di Amber Nabokov. La ricerca di Weinman di un vero essere umano da porre al centro della vicenda sembra comprensibile. Nabokov è stato a lungo criticato per aver ricamato frasi ammaglianti sulla bruttezza degli abusi e
e Lolita non è invecchiata bene nell'era MeToo, ha spiegato la giornalista. L'inchiesta è interessante, ma non al punto da trasformarla in una pubblicazione. Il rapporto tra la storia personale di Nabokov e il suo tema artistico rimane oscuro, conclude. Creativamente ha avuto molti input, Lewis Carroll ed Edgar Allan Poe. L'autore avrebbe potuto benissimo estrarre la trama scheletrica di Lolita da una storia in lingua tedesca del 1916 di Heinz von Lichtenberg, di cui non ha citato il titolo. Colpo di scena finale, volete un nuovo libro da leggere? Journal de Elle, Diario di Elle, scritto da Christopher Tyson. L'autore si immagina un diario nel quale Dolores Haze, detta Lolita, si racconta recuperando la dimensione di personaggio a tutto tondo. Lolita parla e questa volta è lei a raccontare la sua versione della storia. Veniamo ora al libro. Vediamo un approfondimento sulla figura di Lolita al cinema, nella letteratura, nella cultura e nel linguaggio. Lolita, dall'incipit indimenticabile alla fine tragica, uno dei romanzi più controversi, discussi, scandalosi e anche letti del Novecento, capolavoro di Vladimir Nabokov, autore russo naturalizzato statunitense che per pubblicarlo dovette rivolgersi a una casa editrice erotica francese. Lolita si contraddistingue per lo stile alto ed elegante che accenna a scabrosità senza mai descriverlo esplicitamente. Scusate. È la storia dell'ossessione malata di un uomo per una ragazzina rimasta nell'immaginario collettivo e nel linguaggio comune. Le cose da sapere. Lolita, un incipit indimenticabile. Lolita, luce della mia vita, fuoco dei miei lombi, mio peccato, anima mia. Lolita, la punta della lingua compie un breve viaggio di 3 passi sul palato per andare a bussare al terzo contro i denti. Lolita, era lo, null'altro che lo. Al mattino, diritta nella sua statura di 1,58 m con un calzino sostanto. Era Lola in pantaloni, era Dolly a scuola, era Dolores sulla linea punteggiata dei documenti, ma fra le mie braccia fu sempre Lolita. È questo l'incipit di Lolita, capolavoro dello scrittore russo Vladimir Nabokov. La trama del libro. Narrato in prima persona, Lolita ripercorre la versione perversa di un uomo maturo per la preadolescente Dolores, con cui intreccia una relazione dopo esserne diventato il patrigno. Lolita è essenzialmente la storia di un'ossessione. Dopo aver preso in affitto una camera presso la giovane vedova Charlotte Haze, Amber si invaghisce della figlia Dolores, una dodicenne che gli ricorda il suo primo amore giovanile, Annabel, scomparsa prematuramente. In seguito alla morte di Charlotte, il professore parte con Lolita per un lungo viaggio, costringendola a diventare la sua amante, esercitando su di lei un controllo costante. I personaggi principali sono tre i personaggi principali del romanzo di Nabokov: Lolita, il professor Amber, e Charlotte Haze, la madre. Lolita, vero nome Dolores, è una ragazzina spregiudicata e ribelle che mostra una sessualità molto marcata rispetto alla sua giovanissima età di 12 anni. Figlia della padrona di casa di Amber, instaura da subito un rapporto confidenziale con il professore, che per lei sceglie il vezzeggiativo Lolita. Dopo la morte della madre, i due partono per un lungo viaggio on the road. Amber, professore di letteratura francese, ha 37 anni ed è reduce dalla fine di un precedente matrimonio, nonché da un esaurimento nervoso. Si trasferisce in una piccola città del New England per potersi dedicare con serenità alla scrittura. Qui conosce Dolores, figlia della sua padrona di casa, e per lei perde la testa. Charlotte Haze, madre di Dolores, è la padrona di casa che affitta una stanza a Amber. Si innamora del professore e lui, che nel frattempo ha sviluppato una malsana passione per la figlia, pur di rimanere accanto a Lolita, accetta di sposarla. Muore poi investita da un'auto. Le polemiche e la censura. Dopo una serie di rifiuti da parte di editori americani, Nabokov si rifiutò sempre di operare i tagli richiesti. Il romanzo fu pubblicato a Parigi nel 1955 dalla casa editrice erotica Olympia Press, suscitando immediato scandalo per il contenuto scabroso. Il ministro degli interni francese lo bandì infatti per 2 anni. Ma intanto Lolita, che senza lesinare riferimenti alla sfera sessuale non scadeva mai in oscenità, aveva ottenuto ottimi riscontri da critica e lettori. La prima edizione americana arrivò nel 1958 e il romanzo rapidamente è diventato bestseller negli USA. L'anno seguente fu pubblicato anche in Italia.
Lolita è stato tradotto in russo, lingua madre di Nabokov, solo 10 anni dopo la prima pubblicazione per opera dello stesso autore. La figura di Lolita al cinema. Sono due i film tratti dal celebre romanzo. Il primo, Lolita, è stato diretto da Stanley Kubrick su sceneggiatura dello stesso Nabokov. Il secondo è stato invece girato da Adrian Lane, già regista di pellicole ad un tasso erotico come 9 settimane e mezzo, Trazione fatale. Il film di Stanley Kubrick è del 1962, vede come protagonista James Mason, Amber, Shelley Winters, Charlotte e Sue Lyon, Lolita, oltre a Peter Sellers e Clark Quilty. In questa pellicola che risaldò il successo del romanzo, Lolita ha 16 anni e non 12. Il film, divenuto un cult, è rimasto nell'immaginario collettivo anche per l'ammiccante locandina che ritrae Sue Lyon con occhiali da sole a forma di cuore e leca leca tra le labbra. Il film di Adrian Lane. Nel 1997 è arrivato il remake del film di Kubrick diretto da Lane, con protagonisti Jeremy Irons, Amber, Melanie Griffith, Charlotte, Fran Langella, Quilty, oltre a Dominique Swain nel ruolo di Lolita, anche lei come Sue Lyon non ha poi avuto una grande carriera d'attrice. Lolita nell'immaginario collettivo è rimasto anche in quello delle persone che non hanno mai letto il romanzo di Nabokov o visto uno dei film tratti dal libro. Nel linguaggio comune, infatti, viene definita Lolita una ragazza molto giovane che anche senza malizia suscita desideri in uomini adulti. Il complesso di Lolita è quel fenomeno in cui una ragazza molto giovane può apparire con i suoi atteggiamenti seducenti e provocanti più grande della sua età effettiva. Comunque i comportamenti maliziosi non devono però distogliere dal fatto che alla fine la Lolita di Nabokov è pur sempre un'adolescenza abusata da un uomo più grande di lei. Bene amici, anche per oggi abbiamo finito. Se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccare sulla campanella delle notifiche e invitare i vostri amici a iscriversi. Al prossimo video, a presto, ciao, grazie per la visione.